Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi facciamo il video dei top flop, che più che altro sono tutti top, quindi facciamo, diciamo così, facciamo il video dei top 2011, quindi tutti i prodotti che mi sono piaciuti di più, soprattutto negli ultimi mesi del 2011, perché sono quelle che ho usato di più, appunto, soprattutto quando ero in Italia, negli ultimi 2-3 mesetti. E uno dei top assoluti, che mi voglio portare anche nel 2012, è Oscarino! Lui me lo porta nel 2012. Amore, sta facendo le ronfeghette tipo ron ron ron. E mi sono detta una cosa, cioè vista la sua dimensione, lui c'ha quasi 2 anni, secondo me non è normale che sia così piccolo, quindi io e Claudio pensiamo che dopo essere stato così male lui non crescerà mai a dimensioni normali, resterà sempre... No, no, sto scherzando Oscar, diventerai gigante, stavo scherzando amore, non te la prendere. Si stava incazzando. No, però secondo me resterà sempre un po' mignon, non lo so, poverino. Comunque, dato che questo video durerà veramente tanto, perché sono veramente tanti prodotti, iniziamo subito a parlare dei miei prodotti top. Con una piccola premessa. Per me i prodotti top non sono i prodotti che uso tutti i giorni, perché raramente uso un prodotto tutti i giorni. Cioè, proprio mi capita con un prodotto ogni morte del Papa, quindi veramente raro. Col fatto che comunque... Mi piace testare, mi piace sempre provare cose nuove, vedere sempre il miglioramento nella cosmetica. Cioè, è difficile che io stia attaccata a un prodotto per un periodo molto lungo di tempo, però ci sono dei prodotti che diciamo sono i prodotti che quando magari ho poco tempo so che posso fare affidamento su di loro perché li conosco bene, so che sono validi, che durano, eccetera, eccetera. Quindi non per forza i prodotti che uso sempre, ma prodotti appunto sui quali posso fare affidamento. E io inizierei, non lo so, dalle labbra, va bene? Allora, cioè, proprio il mio top dell'anno, anche se è un prodotto caro, uno di quei prodotti che dico, cioè se io non avessi neanche un cosmetico, neanche un rossetto, no? E dovessi dire, devo comprarmi un rossetto rosso, perché voglio farla figa, non voglio comprarmi un rossetto rosso, comprerei questo, sicuramente, cioè, senza ombra di dubbio, è stato il prodotto che più mi è piaciuto negli ultimi anni, proprio. E è, l'avete già visto, il rossetto di Chanel, quello rosso, che questo qua è il numero... 40, la Sensuelle, che poi ho comprato sempre della stessa linea, che è quella opaca, il numero 32, che è questa specie di arancione, che è quello che ho su adesso, che è sempre bello, ma quello rosso cioè proprio non lo batte nessuno. Questo arancione è un po' particolare, non sta bene a tutte le persone. A me non è che stia benissimo, però quello rosso è una cosa che io amo, amo, amo. E dove li metto? Qua. Quindi quello è in assoluto il mio rossetto rosso preferito. Poi... Un rossetto che non avrei pensato, perché comunque non pensavo che mi sarei appassionata a questo rossetto, è questo qua della Yves Saint Laurent, che è il numero 04, Volupté Sheer Candy, che sono quelli trasparenti, che di solito non è che vado matta per quelli trasparenti, ma questo qua, cioè proprio lo sto usando un sacco, tant'è che è mezzo praticamente, cioè mezzo, sì, mezzo finito ormai. E... Ha un odore fantastico, lo metto spesso quando ad esempio non ho tempo per mettere quello rosso, non ho tempo di essere precisa e sono in giro, magari ho truccato poco gli occhi, questo subito dà un tocco di colore, essendo soprattutto fucsia, sulle labbra però naturalmente essendo mezzo trasparente non è che è troppo intenso e proprio mi sono innamorata. Peraltro di quasi tutti i prodotti che vi farò vedere sono quelli dei quali mi sono innamorata, altrimenti non ne parlerei. Poi, i miei due rossetti top... Nude, uno lo conoscete già, è quello della Pupa, il numero 100, e proprio questo qua me lo sono magnata, cioè per me è raro arrivare a questo livello con un rossetto, quasi mai, perché comunque anche lì provo sempre rossetti nuovi, quindi li uso poco, questo qui invece veramente l'ho usato un sacco, e un altro rossetto del quale mi sono innamorata, questo in realtà è nuovo, è praticamente nuovo, però l'avevo comprato un altro in Italia, che poi ho lasciato in Italia uguale, che è il numero 1 della Deborah. Un colore stupendo, simile a quello della Pupa numero 100, un po' cioè questo è un po' più carne, questo è un po' più rosato, però sono due nude che proprio se vi piacciono i colori nude provateli perché sono veramente belli, cioè veramente 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 belli. Poi la tinta per me dell'anno è stata quella della Maybelline, soprattutto questo colore che è il numero... cioè dov'è? Perché non c'è scritto? C'è scritto, sì. Wink of Pink, che è numero 180. E,
Tra tutte le tinte, allora, molte tinte sono simili, quasi tutte sono simili, diciamo, come tenute, eccetera, eccetera, bisogna metterle sempre sulle labbra secche, asciutte, no, secche, asciutte, e questo mi è piaciuto perché profuma di lampone, secondo me, non so, sì, secondo me è lampone, fragola lampone, comunque mi piace tantissimo, e quello fa le labbra belle fucsia. Poi, altro prodotto per le labbra, in assoluto, la mia, io non uso quasi mai la matita. Non mi piace perché, allora, sulle labbra nude non mi piace in quanto tendo ad usare dei rossetti che sono già a lunga tenuta o magari metto sotto piuttosto un primer. Però l'effetto della matita molto spesso è un po' artificiale, fa le labbra un po', cioè non mi piace le labbra disegnate perfette. Anche perché non avendo un contorno super definito delle labbra mi piace lasciarle un po' più naturali. Però quando faccio le labbra rosse quasi sempre metto la matita perché comunque con le labbra rosse invece serve un contorno un po' più deciso rispetto ai rossetti quelli un po' più blandi, un po' più neutri. E in assoluto la mia matita rossa per eccellenza è quella della Diego Dalla Palma, la numero 82, che è un rosso stupendo e la consistenza perfetta, non troppo duro, non troppo morbido, cioè lo adoro, mi piace tantissimo. Soprattutto quando magari lavoro sugli altri, con le matite molto spesso ho difficoltà, perché se sono troppo dure e la modella magari ha le labbra e non le tiene abbastanza tese, non mi scrive la matita se è troppo duro, se è troppo molle mi viene tutto uno spatroccione. Quello invece è perfetta perché riesci proprio a fare un bel contorno, una bella bocca. E sempre di Diego Dalla Palma invece il nude, che però uso non solo per le labbra ma soprattutto per gli occhi, è questa qui che è la numero 23, che però appunto è sia per gli occhi che per labbra, di solito la uso nella rima interna. Sapete che non mi piace usare il bianco, ma mi piace usare colori più neutri. Questo è un color carne, molto chiaro, sta benissimo, proprio illumina e ingrandisce l'occhio. Poi burro cacao, sempre ve l'avevo già fatto vedere, questo qui della Fresh Super, che è al cocco, che io adoro, no, della Fresh, scusate, della Super. E sapete la mia mania, cioè che penso che sia proprio una malattia per il burro cacao della Fresh. Ieri mi sono comprata, giusto perché non avevo abbastanza, l'ultima versione, che è quello bianco, e questo qui è super idratante, quindi è perfetto adesso perché ha un freddo assurdo qua a New York, quindi sono lì ogni 2 secondi e metto in burro cacao, quindi il burro cacao della Fresh in assoluto è la mia passione, è la mia mania, è uno di quei feticci, quelle cose che tipo, cioè non lo so, io non riesco a farne a meno, ne compro centinaia, in ogni giveaway ne metto in palio 1000, penso che ormai dovrebbero tipo venire a portarmi un mazzo di rose, quelle della Fresh, perché quest'anno fra quelli che ho messo in palio, quello che ho regalato ai miei genitori, alle mie amiche e per me, cioè ho speso un patrimonio solo di burro cacao. Comunque, questi sono stati i prodotti per le labbra. Poi, per il viso, i miei 2 correttori in assoluto preferiti sono stati il correttore della Clinique Airbrush, il numero 02 medium, che me li sono mangiati, ne ho già usati 2, questo è appunto il secondo. E non capita quasi mai che io finisca un correttore, cioè è raro, e mi piace veramente tanto per quando ad esempio sono di corsa, non ho un'occhiaia troppo pesante, perché questo qui non è che copre tantissimo, non è di quelli super coprenti, però è perfetto soprattutto per la zona degli occhi perché non li appesantisce troppo. Molto spesso se si usano prodotti troppo invece pesanti vanno a creare le righe antistetiche, questo invece non le fa, quindi lo adoro. Poi c'è sempre lui, c'è stato nell'anno scorso che ne avevo un altro, quest'anno praticamente sto finendo anche questo, che è quello di Live Pearl, e cioè me li mangio. Non c'è in Italia, ma è un prodotto che a me piace tantissimo, mi trovo veramente bene. Questo poi è idratante, c'è dentro tutte le sostanze nutrienti, quindi perfetto per la zona degli occhi quando ho gli occhiai più pesanti. E una scoperta per me quest'anno, perché comunque ne ho sempre sentito parlare da tantissimi makeup artist e non ho mai capito come usarlo. Cioè, è un prodotto che veramente, se voi guardate, anche ad esempio guardate e sbirciate le foto dei backstage di tantissime makeup artist, anche le più famose al mondo, lo troverete sempre, lo vedrete sempre sicuramente, questa scatolina qui. Beh, la scatolina è quella di Laura Mercier, già la conoscete magari, però in assoluto questo è il prodotto preferito da 99% delle makeup artist come correttore. E io ho sempre detto, ma perché? Perché è secco come...
come qualcosa di secco. Insomma, è un correttore secchissimo, cioè veramente è proprio soprattutto quando fa freddo, cioè è proprio difficile da lavorare. Però mi sono resa conto che non è assolutamente per correggere zone dove ci sono ad esempio imperfezioni come rughe o linee d'espressione, perché le vado ad accentuare essendo veramente secco. Però è perfetto per ad esempio i brufoli, tipo io sui brufoli lo metto perché è talmente secco che si fissa, quindi non va in giro. Se usate invece ad esempio sui brufoli dei prodotti troppo cremosi, tendono ad andare in giro. Quelli secchi come questo, che sono veramente secchi secchi secchi, non vanno in giro, quindi perfetto. Il mio invece fondotinta preferito dell'anno e quello che ho usato di più in assoluto è quello dell'Armani, il Luminous Silk di Armani. Il mio colore è il colore oh no, sono un po' sfumpa, ci sono le mani proprio, ma siccome ok, non si è rotto. Il mio colore è 04, anche se è molto chiaro. Certe volte ho usato il 02 che è chiarissimo. Comunque il mio colore è il 04 e lo adoro, cioè proprio mi piace tantissimo come fondotinta. Lascio la pelle molto luminosa e naturalmente come sempre lo vado a mettere con la mia spugnetta a uovo rosa. Poi io direi di andare avanti. Invece per quanto riguarda la fine, cioè il resto del viso, c'è sempre la mia cipria della Givenchy, che ormai sono diventata noiosa, però mi piacciono queste cipre qui della Givenchy da portarmi in giro. Però quest'anno ho scoperto una nuova cipria che mi piace tantissimo, che è questa qui della Clarins, e è trasparente, numero 010, beige transparent. E praticamente c'è la spugnetta all'interno, che praticamente però non uso quasi mai. La metto col pennello e l'effetto è molto naturale, lascia la pelle molto luminosa, bella compatta, evita di sudare, c'è un buon odore e mi piace tantissimo. Di nuovo noiosa, mi sa che c'era anche l'anno scorso tra i miei preferiti, quest'anno è stato il blush in assoluto usato di più, e anche perché avevo portato solo un blush in Italia, non è che ne avevo portati tanti, perché non avevo tanto spazio. È stato questo qua della Yves Saint Laurent, è sempre lui, il numero 01BA, numero 1 forse, che è questo color pesca comunque, e è in assoluto il mio blush preferito, cioè posso dire dopo 2 anni che lo uso che è il mio blush preferito. Questo è il secondo che compro. E come terra c'è sempre lei, c'era anche l'anno scorso, appunto, sono noiosa, è questa qua che è la 101 della Diego Dalla Palma, che a me piace tanto perché comunque non mi piace l'effetto abbronzato sul viso, col fatto che sono un po' pallida non metto mai la terra ovunque. Mi piace fare un po' di contouring ogni tanto, soprattutto quando sono pallida, quindi mettere un po' di terra sulle tempie, lungo gli zigomi. E questa è un'assoluta mia preferita perché comunque è opaca, non è brillantinosa, non è scimmerina, quindi mi piace tantissimo. Poi, adesso direi passiamo alla zona occhi, che c'è un sacco di cose da farvi vedere. Direi di passare adesso subito ai mascara. Ce ne sono 4. Allora, quello della Yves Saint Laurent, sempre lo stesso, effetto ciglia finte, nero. Poi la top entry, e forse il mio mascara assolutamente top dell'anno, quello del Lila Masca, il come si chiama? Mascara del Lila Masca, in assoluto il mio preferito. Un mascara che mi è piaciuto tantissimo, io ne avevo provati tantissimi dell'Essence, anche perché costano poco, ma questo non l'avevo ancora provato, me l'ha regalato una ragazza e mi sono trovata veramente bene questo qui, che oltretutto è uno dei loro top prodotti, perché nell'ultimo che avevo comprato c'era proprio scritto top prodotto super venduto, una roba del genere. Quindi questo e quello viola, più di questo è quello incurvante, però quello viola, che è quello allungante, è il mio preferito. E sono comunque questi qua della Kiko, solo che quello viola non ce l'ho portata di zampa, quindi vi faccio vedere questo per farvi rendere l'idea. Poi, per le sopracciglia, le mie due matite probabilmente preferite, anche se ne ho usate veramente tante quest'anno, sono state comunque quelle che mi porto quasi sempre dietro, sono queste qua della MAC, che si chiama Flying, e queste qua della Bobbi Brown, che è Medium Arch. E con queste vado, cioè con questa do prima la forma, con questo creo contrasto perché è più scura e quindi creo un contrasto facendo finta di fare piccoli peletti. E poi i matitoni in assoluto c'erano anche l'anno scorso, sono tra i miei prodotti preferiti, i matitoni della Kiko o questo qua ad esempio della Pupa della ultima collezione, e sono tutti uguali praticamente questi matitoni, cambiano i colori naturalmente, però tante case cosmetiche sono uscite con questi matitoni e secondo me
sono veramente validi, mi piacciono tanto perché comunque hanno dei bei colori, sono belli intensi, anche per chi non è esperta si mettono sull'occhio col dito, si sfumano un attimo e subito danno un bel effetto. Secondo me sono veramente, veramente degli ottimi prodotti. Questo mi è piaciuto tantissimo, questo colore della pupa, è il numero 02, che è un viola blu, è stupendo secondo me veramente. E quindi per me i matitoni sono tre prodotti assolutamente top. Oltre ai matitoni quelli, ci sono anche i matitoni della Urban Decay che mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto perché questi qua anche nella rima interna mi durano un sacco, sono i 24/7 della Urban Decay appunto, mi piacciono tantissimo. Poi altra matita, c'è la color Adria della Clio for Pupa, che è un colore che io adoro. Amo tantissimo il blu sugli occhi in generale e questo mi piace tanto perché anche solo una linea lo uso di solito come eyeliner, e con il pennellino vado proprio a creare la linguetta alla fine, e mi piace tantissimo perché dura un sacco, è un colore che proprio a me piace tanto. Poi mi piacciono tanto 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 gli eyeliner che sono usciti quest'anno di tutte le marche, quindi dalla Make Up For Ever alla MAC alla Pupa a che altra marca l'ha fatta, la Masca, tantissime marche sono uscite con questo tipo di eyeliner, che sono questi qui con questo tipo di pennellino, e a me piacciono tantissimo, anche se questo qua proprio in assoluto che ho preso è stato quello che come colore amo quasi di più, però mi macchia la palpebra, che è una cosa che odio, però in generale amo questi eyeliner perché sono facili da mettere, mi piace il pennellino, hanno un tratto bello deciso, bello intenso, un colore bello vibrante, quindi mi piacciono tantissimo. Poi per un'appassionata di glitter come me non potevano non esserci i glitter in eyeliner della Lila, che per me sono assolutamente fantastici, anche perché ci sono in tantissimi colori, qua ne ho 4, ma ce ne sono tanti altri, e sono colori belli, belli strani, un po' particolari, cioè c'è il rosso, questo verde pino, c'è l'azzurro, verde acqua, ce ne sono tantissimi di colori, e sono belli intensi, quindi a me piacciono tantissimo anche questi, molto spesso una linea di matita sopra il glitter e tac, sei a posto, si esce di casa e sei anche bella, particolare, un po' zac zac, stravagante. Poi, di ombretti, allora, di ombretti adesso. Allora, io ho usato tantissimo gli ombretti in crema, quindi mi sono proprio innamorata di questi qui della Essence, che li ho presi tutti i colori, qua non ce li ho tutti, però li ho comprati tutti perché mi piacciono tanto. E allora, certe volte, col fatto sempre che c'è questo problema gigante che la Essence praticamente non ha il tester, quindi la maggior parte delle persone maleducate stanno lì, lo aprono, lo guardano, lo toccano, lo lasciano un po' aperto, non lo chiudono bene, molto spesso mi è capitato che certi erano secchi, fortunatamente il prezzo è abbastanza basso, quindi non è che cavoli diventi l'incredibile Hulk, perché se tipo costassero di più mi incazzerei, però appunto c'è questo problema, quando ti becchi uno che invece magari non è aperto, secondo me sono veramente validi come ombretti per il prezzo che hanno, veramente veramente validi, da mettere però come abbiamo detto nell'ultimo video con le dita e non col pennello perché altrimenti fanno i grumolini, perché comunque sono abbastanza secchi come consistenza. Sempre in crema, oltre a quelli della MAC, che a me piacciono tanto, quest'anno sono uscite tantissime collezioni con gli ombretti in crema della MAC, proprio tante, e ne ho comprati veramente tanti, una scoperta che ho fatto sono che mi piacciono tantissimo quelli della Estée Lauder, mi piacciono veramente tanto, sono veramente belli, questo qui è un bel rosa, però ci sono tantissimi altri colori, purtroppo l'ultima volta che sono andata a comprare da Bloomingdale's non c'erano tutti i colori che volevo, però sono veramente belli, sono scriventi, hanno dei colori belli intensi e non mi ricordo il prezzo, comunque non dovrebbe, cioè costicchiano essendo Estée Lauder. Altri ombretti che mi sono piaciuti tanto c'è questo qui della L'Oreal, che è color infallibile e ha questo color bronzato, bello, proprio intenso, bel 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 bel. E come ultimo colore che ho usato tantissimo c'è questo qui della Chanel, che è parecchio caro e patente, e però l'avete visto in più di un video, a me piace tantissimo questo colore, è proprio bello, cioè sta proprio bene, è proprio elegante come colore. Direi che per gli occhi ci siamo. Passiamo all'ultimo reparto, che sarebbe il reparto unghie. Allora, io quest'anno ho scoperto il color rosso. Per un sacco di tempo non l'ho mai usato, quest'anno ho scoperto che mi piace anche il rosso alla fine. E i tre rossi in assoluto che ho usato di più sono stati questo qua della Masca, che è Trob, color Trob. Questo qua mi piace tantissimo. Poi questo qua della Yves Saint Laurent, che è numero 1, può essere, e poi
Questo qua è della Pupa, che è dell'ultima collezione, che è il numero 614. Sono tutti rossi molto intensi, sono perché si stendono bene, non servono 50 passate, si asciugano in fretta, durano tanto e sono un bel rosso, mi piacciono proprio. Altro smalto che mi è piaciuto tantissimo è questo qua di Chanel, che è il Blue Boy, che mi è piaciuto tantissimo come colore. E ultimo prodotto è il Sec Vit, che è questo top coat per smalto, per unghie, che mi hanno fatto conoscere al Cosmo Prof Bologna Roby Berta e un'altra ragazza che si chiama Alessandra, che è appunto una base, che si, cioè una base, un finish che si mette sopra e fa in modo che lo smalto si asciughi super in fretta, e proprio mi sono trovata bene 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 con questo. In realtà di prodotti flop non ne ho trovati, a parte il fatto che ho dovuto fare, cioè c'è talmente tante cosine col fatto che sto facendo il trasloco che è stato già difficile trovare i top, però i top erano più o meno quasi tutti nello stesso beauty, perché sono più o meno le cose che avevo in Italia e quindi è stato più facile trovarle. Però i flop devo guardare meglio, perché ho delle scatole piene di cose che ancora non ho controllato a fondo. Oltretutto ci sono probabilmente in mezzo alla stanza tanti altri top che non ho inserito in questo video e che magari vi farò vedere in seguito. Per i flop, adesso non mi stanno, cioè non mi sono venute in mente delle prodotti che proprio ho detto cacchio, mi ha fatto proprio schifo. A parte due prodotti che non mi sono piaciuti per niente, quindi ve li metto. Uno è il fondotinta di Giorgio Armani, tanto quanto mi è piaciuto quell'altro da metterlo nei top, questo lo metto nel flop. È il Face Fabric e cioè è silicone puro. Questo qua proprio mi sembra di spalmarmi del petrolio puro sul viso, quindi proprio da fastidio, non ce la faccio proprio a metterlo, mi fa tutto prurito, mi sento tutta proprio sporca, non mi piace proprio. E un altro prodotto che non mi è piaciuto, non ce l'ho qui perché l'ho buttato via, era in quando comprate della Kiko i pigmenti, che sono molto carini, ti vendevano se volevi anche un liquidino apposta. A me ha fatto un'allergia incredibile, avevo messo appunto il pigmento con dentro questo liquidino e il mio occhio è iniziato a bruciare, ma mi sembrava veramente di aver fuoco, ho dovuto toglierlo immediatamente, ma nel giro di 5 secondi c'avevo la palpebra completamente fucsia. Quindi state attenti prima di mettere quei tipi di prodotto sull'occhio. Io sono stata una coglionazza, l'ho preso, l'ho messo, tranquillo, ho detto vabbè sarà tipo il Fix Plus della MAC, in realtà a me ha fatto veramente un casino, cioè per un'ora ho avuto l'occhio che mi bruciava e era tutto rosso. Quindi state attenti, fate una prova prima di utilizzarlo, che magari se siete anche voi sensibili come me può essere che vi faccia qualche reazione. Quindi in assoluto, appunto, questi erano i due prodotti che mi sono, cioè flop perché appunto uno mi dà fastidio e l'altro mi ha fatto male. E nei prossimi video, se vi vengono in mente altri top e flop, ve li faccio sapere. Intanto spero di non aver parlato troppo. Ciao!